Buongiorno a tutti, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e di seguirci per tutte le prossime uscite. Fate girare la voce, dateci una mano che noi siamo qui che ci sbattiamo e vi facciamo questi bellissimi tutorial. CC Strat, un pezzo dei The Meters, band funky degli anni 70. La leggenda vuole che questo pezzo l'abbiano inventato in mezz'ora prima di uno spettacolo. Dovevano fare una cosa importante e il manager gli ha chiesto una sigla. E questi si sono guardati e hanno detto, che c'è una sigla? No, non ce l'avevano la sigla. E allora Leo Centelli, che era uno dei musicisti della band, ha tirato fuori questo riff che poi è diventato mitologico. Banco di prova anche per i batteristi, perché c'è un incastro di Charleston e rullante molto molto interessante. Allora, andiamo a vedere, come spesso capita nel genere che piace a noi, a me almeno, la base di questo brano è la scala pentatonica. Il brano è un brano in do minore e si appoggia su questa forma della scala. Possiamo pensare anche a mi bemolle, ma io penso a do minore in questo caso. Quando mi muovo su questa struttura, io vedo in trasparenza sotto alla scala la forma dell'accordo, una sorta di punto di partenza. Okay. Che cosa ha di figo questo riff? Come al solito, il ritmo è molto bello ritmicamente, ok? Suono lentamente il primo pezzo e fa questo. E qui si possono arrivare in modi. Qualcuno lo suona così. Ad esempio John Scofield, che ha fatto una bellissima versione di CC Strat, cercatela, John Scofield, suona questo. L'originale secondo me fa questa roba qua. Che io praticamente ho un po' elaborato, ma in realtà non si capisce bene. A me sembra che suoni così, cioè un si bemolle sesta ma ridotto a questo pezzo qua, che assomiglia comunque anche a un mi bemolle con la settima maggiore. Cambia il basso, cambia il nome dell'accordo, ok? Che van fa? Però anche lì non è chiarissimo se fa il fa, perché potrebbe essere anche un re minore settima, ma non ci interessa, non ci interessa far suonare questo. Ok? E tecnicamente non è difficilissimo, perché io faccio questo e poi mi sposto e mantengo questo mini barré col fa, con l'indice col fa, buonanotte. Ok? E ballo con le altre dita, però si sposta di un tasto, ok? E il riff è questo. L'unica accortezza che dovete avere è di non fare. No, è. C'è sempre su questa nota. Se avete visto il tutorial su John Lee Hooker, su Boom Boom, avrete già sentito parlare del discorso dell'ambiguità nel blues tra la terza maggiore e la terza minore. Questa nota, il mi bemolle, qui è il sesto tasto sulla corda La, è un mi bemolle rispetto al do, è la terza minore, ma nel blues raramente si suona solo questo, ma si fa spesso. Pensate anche solo questo, vabbè, altra roba, scusate. E questa è la prima parte, non c'è altro. Potete decidere se suonarlo lasciando lì le corde libere o stoppandolo un po'. Vi parlavo dell'ambiguità, perché se poi andate a sentirlo tutto il brano, c'è un punto dove c'è un assolo e nel quale il chitarrista accompagna e fa questo. Era
canzone mononota, come diceva Elio. Un accordo solo. Ok. Però questo accordo è un accordo di do settima nona. In realtà non la suonano la terza, che è qua, il mi non viene suonato, proprio per lasciare all'improvvisatore la massima libertà dal punto di vista armonico della scelta dei suoni da usare. Seconda parte del riff più facile della prima. Ascoltatela, è molto divertente suonarci sopra. Poi su YouTube si trovano anche le backing track senza chitarra per esercitarsi a farla. Quindi buon divertimento, pezzo fighissimo. State attenti alla pronuncia e ascoltate attentamente, cercando di capire come sono loro rispetto al tempo. Perché in questo genere può capitare spesso che siano un po' tirati indietro. Non si suona proprio, ma un po' più. Mi è venuto un esempio molto interessante l'altro giorno. Dovete suonare come se non vi avessero ancora pagato. Ciao!